Mazzarri, vinci la Supercoppa, facci sta cortesia. Fino adesso hai deluso alla grande, direi. Uno può dire sì, deluso alla grande, perché sei venuto dopo Garcia. Uno diceva, boh, oramai lo scudetto era perso e non ti si chiedeva assolutamente di vincere lo scudetto. Non dovevi fare niente. Garcia stava al quarto posto, cioè almeno fammi rimanere al quarto posto. Sei stato capace di arrivare all'ottavo, nono posto. Però per fortuna i punti erano pochi, però intanto ci stavi mettendo ulteriormente in difficoltà e stavi aggravando la situazione perché sei stato capace contro l'ultimo in classifica di fare una brutta partita, perché Napoli ha giocato male, a livello di qualità di gioco, quindi eccetera. Però bisogna dire la verità, almeno a differenza forse anche di altre partite, anche di Garcia, insomma, si è visto uno spirito fino all'ultimo, perché sei riuscito al 96esimo a segnare così di rifio di raffa, diciamo, approfittando di un errore, un pasticcio un po' nell'aria della Salernitana, sei riuscito a segnare con Rachmani. Questo gol, però una persona deve rimanere, deve avere un attimo di serietà e di umiltà. Non è che dopo questo gol che hai fatto al 96esimo, cose che praticamente potevi anche non farlo, perché oramai quindi avremmo avuto l'ennesima delusione 1-1 con la Salernitana. Tu vai nella sala stampa e dici: sì, abbiamo trovato così, abbiamo ritrovato il gioco. Uno che ritrova il gioco. Ma come fai a dire una cosa del genere, una partita giocata così male? Dove l'hai visto questo gioco? Ecco. Ci vuole un po' di umiltà, dice, abbiamo difficoltà, però l'importante è che abbiamo vinto questa partita, così ci dà la possibilità di insomma, di piano piano di migliorare anche dal punto di vista del gioco, di tanti altri aspetti. E invece no, abbiamo ritrovato il gioco, perché tu dici addirittura che il Napoli ha sempre giocato bene, il tuo Napoli, hai sempre detto, il Napoli ha sempre giocato bene tranne l'unica partita, quella del Torino. E chissà come, anzi, tu hai detto sì, effettivamente non si reggevano in piedi perché poi avevo sbagliato io e il preparatore, abbiamo sbagliato la preparazione. Insomma, ti rendi conto? Una persona deve essere onesta, quindi mi hai fatto ero contento e sono contento per il risultato, però mi hai dato l'ennesima dimostrazione che di te non si può avere fiducia. Perché uno che dice, come puoi avere fiducia di uno che ti dice che le partite del Napoli sono belle partite, il Napoli sta giocando bene, e cioè vuol dire che evidentemente non è che puoi avere fiducia in questa persona, no? Quindi, allora, io dico, chiudiamo tutta questa discussione, pensiamo a questa Coppa, alla Supercoppa, che non è che mi interessi tanto la Supercoppa, però, e soprattutto la vedo quasi impossibile. Vedo quasi impossibile che il Napoli possa vincere questa Supercoppa perché il divario tecnico al momento con l'Inter, lasciamo stare le altre, vediamo, magari con la Fiorentina potresti anche, ma anche lì, insomma, sono partite difficili per un Napoli che non è un poco, è un po' lo sbando, diciamo così. Però sicuramente con l'Inter sembrerebbe difficile poter sovvertire il pronostico, dovessimo arrivare in finale. Bene, però se nella partita unica, ecco, ma ci vuole il gol all'ultimo minuto, un rigore, un rimpallo, una cosa. Se Napoli dovesse vincere questa Supercoppa, che ripeto, non è che tiene tutto il suo prestigio, che non cambierebbe la stagione, però potrebbe dare un cambio a livello psicologico della squadra. Cioè il Napoli potrebbe ricordarsi che è una squadra che ha vinto uno scudetto, si potrebbe ritrovare l'entusiasmo. Io credo molto in queste cose psicologiche di ritrovare l'entusiasmo. Quindi se vince la Supercoppa, ecco che il Napoli si può riprendere. Certo, tu ci devi dare una grossa mano, Mazzarri, perché fino adesso, ripeto, gioco non ne abbiamo visto. Confusione di idee. Non fai giocare dei giocatori, insomma, una difficoltà a far cambiare i giocatori, cioè le cose non vanno durante le partite e prima di cambiare certi giocatori che magari non stanno giocando bene, tu ci pensi, non lo so come funziona. Comunque, i risultati non ti stanno dando ragione. Vinci la Supercoppa, ammazzo, perché non vedo come la puoi vincere diversamente, e vedremo, secondo me, un Napoli diverso, quindi un Napoli che potrebbe fare un girone di ritorno come si deve. Certo, la società avrebbe dovere di mettere a disposizione della squadra dei giocatori e fino adesso non mi sembra che lo abbia fatto. Abbiamo avuto Mazzocchi che, insomma, comunque, vabbè, insomma, vedremo come verrà impiegato, se giocherà, no? Abbiamo 3 ore, 4 ore, 5 ore, 3 ore.
che non si sa se si regge in piedi, devono fare le visite mediche e speriamo. Quindi avrebbe preso 3 ore. Baracca e Burattini, Baracca dice che vuole venire, che si può venire. Sarebbe Samardzic, pare che è sparito dai radar, non si capisce. Comunque, aspettiamo che finisca questo mercato d'inverno e poi trarremo le somme. Certamente questa Supercoppa, che forse in un primo momento uno diceva, vabbè, ma perché nel mezzo del campionato? Però attenzione, perché il Napoli stava in questa situazione. Boh, c'è cioè in 2 settimane un pochettino per cambiare aria. Si è andato all'aria di Riyadh, si è andato quindi a prendere un po' di caldo, è capace che tutta questa atmosfera ti faccia cambiare qualche cosa, senza una vera pressione di un risultato di campionato, perché oramai i risultati di campionato, visto che stiamo all'ottavo posto o quanto stiamo, mettono pressione, mentre lì, vabbè, cioè, se vinciamo tanto tanto di guadagnato, insomma, è una cosa un po' amichevole, diciamo, questa Supercoppa, e quindi potrebbe essere importante queste 2 settimane. Poi, se si vince la Supercoppa, sempre, diciamo così, con fortuna, perché non può vincerlo al momento con grosse prestazioni, ebbene, vedrete che sono convinto, io credo in queste cose, il Napoli si può riprendere, a meno che Mazzarri non dà proprio i numeri. Si potrebbe riprendere, potrebbe incominciare a incanalare delle vittorie consecutive, eccetera. Il quarto posto, signori, è alla portata del Napoli, anche perché sinceramente le squadre che in competizione avete visto è una Roma cadaverica che ha vinto solo contro Napoli. Ma, cioè, non ci credo ancora a quella sconfitta con la Roma, perché è vero che non facemmo neanche un tiro a porta, ma non dava nessun senso, nessun segno di vincere quella partita la Roma. Napoli era più forte di quella Roma anche in quelle condizioni. Quindi poi una Roma così, il Bologna è crollato, hai visto? Insomma, alla fine va perso a Cagliari, ormai su 2 o 3 partite che ha perso punti, gioca bene, però ovviamente non poteva reggere certe cose. Roma, la Fiorentina è incostante, vedi, un giorno vince, poi perde in casa, poi ha pareggiato, insomma, stava perdendo. C'è una sola squadra. L'Atalanta, che mi pare che giochi, cioè mi pare, gioca stasera, vincerà col Frosinone. Io vado. L'unica squadra che mi fa paura per il quarto posto è l'Atalanta, quindi quello deve guardare il Napoli. L'Atalanta, perché è l'unica squadra capace di poi di fare anche un filotto di partite, eccetera. Quindi, signori cari, niente, che cosa vogliamo? Cioè, speriamo che dal mercato esca qualcosa di buono nel frattempo, in queste 2 settimane. Speriamo che il Napoli. Non lo so, faccio anche degli esperimenti in questa Coppa della Supercoppa. Ecco, un listro, mo fai qua, un po' a chi? Niente, sparito completamente. Comunque, vediamo, approfitterà magari per farlo giocare. Comunque, Mazzarri, io devo essere chiaro, mi hai veramente deluso. Hai la possibilità ancora, hai la possibilità di riscattarti. C'è tutto un girone di ritorno, non sprecarla.